Siamo qui con Giampietro Romagnoli, grande storico impiegato dell'anagrafe del comune di Ariccia. E da quanto tempo hai lavorato, Giampietro, al comune? 40 anni. 40 anni. E che come svolgevi? Ti ricordavi tutti i nomi uno per uno? Come... A vista, mi ricordavo, ti guardavo in faccia e sapevo nome, cognome, dove abitavo. Qualche anziano che ti è rimasto un po' più impresso, qualche persona che ormai non c'è più, che abbiamo perso, insomma. Ecco, il famoso Pitale. Pitale, il soprannome, Renato. Che faceva? E faceva lo scopino, faceva così, lavori manuali del turbino. Collaborava con la chiesa? Anche. È storica questa cosa del trick e track, che faceva? E c'aveva un attrezzo lì, era un attrezzo di tavola. Che si era costruito lui? Con tutte manovelle mobili. No, si era costruito, era proprio un attrezzo che stava in chiesa proprio. Ah, ecco. E che faceva? E passava per le strade. E con sto coso faceva c'era una frase che diceva, no? Sì, dicevo trick e track della messa secca. Ecco, è questo. Sì, perché la trick e track della messa secca. Messa secca. Perché la messa secca? La messa secca perché le messe non ne cantavano, e dicevano a voce così, come la messa cantata, visto quando a mezzogiorno dicono la messa cantata. La messa secca invece era una messa breve, capito? Poi se quando era mezzogiorno, per dire che era mezzogiorno, diceva o trick e track da mezzogiorno. Ah, quindi era una cosa che passava con regolarità. A intervalli regolari passava. Intervalli regolari, sì. Ma diceva qualcuno, mi ha detto che era un po' pure un po', come dire, un po' svanito. Un po' mattarello. Era un po', come dire. Sì. E a Pasqua che faceva? Quando legava nei campane? Che c'erano nei campane legate? E niente, che faceva? Pasqua che le campane legate non faceva niente. Le campane legate perché? Perché. Le campane dicevano che erano legate. Sì, era un modo di dire, perché? Il modo di periodo di Pasqua, siccome ci stava il Venerdì Santo, che era morto Gesù Cristo, allora le campane ne suonavano. Certo. E scioglievano a domenica mattina. Quando risorgeva. E lui andava in giro con questo. E segnalava tutti questi movimenti. Questo posto. E senti un attimo, un altro soprannome storico di Ariccia, Farfanicchio. Chi era Farfanicchio? Farfanicchi era Zichecco. Te lo ricordi? Mi ricordo di Zichecco e Farfanicchi. Ti ricordi qualche episodio particolare? Ti viene in mente qualche episodio particolare? Per ricordarlo, io me lo ricordo perché lo conoscevo bene, giocavo con mio figlio. Ma che era sta storia del somaro di Farfanicchio? Cavallo di Farfanicchio, che era? Gira sta cosa? Era un cavallo da monta. Ah, ecco. Era un toro però. Ah, era un toro, non era un cavallo. Il toro di Farfanicchio, però Farfanicchio mi pare che era il padre del Zichecco. Farfanicchio era il padre del Zichecco. Ah. E poi mi pare che ha piato il soprannome ha piato lui. Come noi dei nonni che erano i Sverdolini. Sverdolini. Perché Sverdolini, Giampiero? Sverdolini perché mi diceva papà che siccome il nonno era uno lesto, uno che si muoveva lesto, capito? Facciamo lì, fa là. E allora Sverdolino. Ah, svertole come svertole. Senti un attimo, tu che ti ricordi quando tiravano sta tombola qua? C'hai qualche memoria di quando tiravano questa tombola? Proprio in quest'angolo qui dove stiamo qui davanti noi? No, qua non mi ricordo. No. Ma ricordo qua. Sopra qua. Che ti ricordi? Chi era che tirava sta tombola? C'era una figura? C'era Botte. Te lo ricordi? Sì, però me lo ricordo. Che, vagamente. Sì, era un personaggio, era bassotto. Di che famiglia era? Leoni. I Leoni. E tirava sta tombola. Sì. Stamattina mi raccontava un episodio, un altro storico, diciamo storico tra virgolette, una persona storica da Riccia che. Del 30 che è il papà di Renato, i Paccanella come ci dicevano loro, hai capito di chi parlo? Renato? C'hanno la vigna loro, c'hanno la vigna giù a Vallariccia e... Scaralla? Scaralla non lo conosco, Scaralla chi era invece? Scaralla era romagnoli, si chiamava Renato.
si chiama, che Che Scarola è morto. Insomma, qualche altro episodio che ti ricordi, di qualche cosa storica, di qualche cosa. Ce ne stanno tanti. Ce ne stanno tanti. Gli episodi sono tanti, uno basta che rientra nella... No, perché mi ricordo quella discussione che abbiamo fatto con Iviano qui, che pure fra a lui c'è questa dualità tra tu e Iviano, che parlate, diciamo, di queste cose. Questo è perché non si ricorda i cognomi, i cose. Ecco, allora intervieni. Non li. Lui ti focalizza, no, lui mette a posto. Lui dice o marito di quella che abiteva, allora io, boom, hai capito? Ci arrivi. Io arrivavo. Ti ha aiutato sto lavoro che hai fatto, perché pure beh, certo, che sei stato tanto tempo dentro al comune. No, ma io penso che è dato pure da... È dato pure da, dal modo di lavorare, cioè che il lavoro che facevo mi piaceva, ecco. Allora memorizzavo tutto. E comunque Riccio ti manca, perché so, lì... che, so che sei nato a Vitalbano. Però vieni sempre. Sì, tutti i giorni. Tutti i giorni vieni, quindi Ariccia ti manca. Ci manca. Va bene, Giampia, io. Mi costa 20 km al giorno. Vabbè, vabbè. Io ti ringrazio per questa piccola memoria che ci hai lasciato. Speriamo di rincontrarti. Speriamo di rincontrarti qui, perché stiamo tentando di ricostruire delle piccole memorie storiche per mezzo della gente, insomma, ecco, qualche episodio. Ecco, oggi tu ci hai ricordato Pitale. Pitale, sì, la figura. Guarda, c'era un libro proprio, vabbè, il soprannome della Riccia. No, noi siamo proprio con le testimonianze, noi stiamo a tentare di fare delle testimonianze con la persona che ne parla, perché poi dopo questo diventa un video, li mettiamo tutti insieme e viene una cosa carina. Ci sono delle cose che le memorizzi, però non riesci a discernerle, diciamo, a selezionarle, perché... Sono talmente tante, certo. No, tante e messe insieme. Per esempio c'erano dei personaggi tipo Zi Pierino, Zi Marzino. Per soprannome mi devi dire tu, perché qua contano i soprannomi. Zi Pierino. Ci dicevano così. O Pelato, Pierino o Pelato. Pierino o Pelato, ecco. Poi c'è stato Zi Marzillo o Padre Gaetano. Ah, Padre Gaetano. Poi c'era... E che altro c'era là di fuori sempre i cazzati che dicevano? E Ciro, è nonno Romallo. Fronfro. Chi è? Un nonno di Gaetano. Non mi ricordo il nonno di Gaetano. Ma padre di Marsiglio. Esatto. Non mi ricordo. Fronfro non mi ricordo per niente. Ce ne sarebbero tanti di soprannomi. Sì, ma... Allora sarebbe meglio che io rimedio un po' di soprannomi e poi ne parliamo. Forse... Erano storie. Storie di gente, diciamo, comune. Ma quegli episodi, cioè... che mi raccontavi quando c'erano quelle bombe lassù a cava. Beh, che mi raccontavi con Evriano che voi ci andavate a giocare, che eravate così matti. Sì, bombe. Che c'era? Sì. C'era una, che c'era? Una... C'era un cannone. Di chi era la cava? C'era. Perché l'avevano lasciato chi? I tedeschi. Avevano lasciato, incustodito. E no, c'erano proprio bombe lì per terra. Bombe così. Stavano lì tu a forza di martellate e scarichevi. Poi ci stanno quelli più grossi di noi, tipo che te posso dire, Romano Leopardi, Pepparone, tipo Cocco, Pepparone. No, non era, era Leopardi, è uno di... era Ovio de Nucche Nucche. Senti che stiamo a tirare fuori qua, chi è Nucche Nucche? Nucche Nucche. Nucche Nucche era, che mi si dice, era un esecutore stupido dei fascisti, ecco. Era uno... che faceva un po' reportage, ecco. E così. Ai tempi del periodo del fascismo, però parliamo. Subito nel dopoguerra. Subito dopo, contemporaneo e subito. E quindi a sta cava che c'ennavate a giocare? Tu e Ivriano? Ivriano, troppi tutti, eravamo. Tutti i mulini della Riccia, veniva Lauterio, veniva. Chi altro c'era? Lauterio del Latino. C'è Stevangelo, Angelo Vitelli, Giolone. E c'è Steva o Formaggino, Piero. Piero Brandini che è morto. Poi chi altro c'era? E vi divertivate così? Sì, c'era Cocco. Cocco era. Ancora campa Cocco. Sì. C'era, aspetta chi c'era pure. Tonino Di Lazzaro. Ecco, Di Lazzaro è quello che dicevo io stamattina.